Mannaggia. Che è successo? È sempre, ma è quello perché suono troppo il kazoo. Non esci proprio niente. Grazie, non va paga, bene. No, è che praticamente cosa mi succede? Ogni volta che iniziamo un gas, a me mi viene questo voglia di suonare. Un po' di mal di gola. È un po' di mal di gola perché suono troppo, cioè, capito? Però c'è un nuovo ruolo oggi. Ovvero quale sarebbe? Oggi abbiamo il pagliaccio, che non è il jester. Il pagliaccio è un altro ruolo, che è un... non deve dire chi è molto segreto chi è il pagliaccio. Ma qual è il suo fine? Il suo fine credo sia vincere con l'impostore. Perché lui praticamente lui praticamente può uccidere una persona a caso se lui viene buttato fuori. Quindi se io butto fuori ruolo, se io butto fuori Chico, che è il clown, per esempio, io cosa fa? Muore. No, non è detto che muoio io, muore qualcun altro. È il karma, però becca a te. Ho sentito io, era Alex. E dove sarà Alex? Sarà qua sopra? Secondo me è nella parte di destra, in alto. Anche secondo me è nella parte di destra. Vado a cercare allora. Vieni Chico, sarà qua sotto sicuramente. Non lo so, l'ho perso, io non ho visto niente. Non lo so io, eccolo. Allora ho visto tutte cose. Cosa hai visto? Col te, hai visto quello che hai visto tu? Non eri dietro di me, tu te ne sei andato. Cosa che avete visto? Ma ero dietro di te, fidati. Non mi hai visto perché hai oltrepassato il muro. Sarei mica un bugiardone. Sei un bugiardone. No, era Cold, è arrivato dopo di te. Allora, ma se Cold era vicino a me. Silenzio. Cold lo conoscete dalla Vanilla. Saluta Cold, però solo un saluto breve. Ciao. Che schifo, mamma mia, cos'era? Paga 2.0. Che devasto. Paga 2.0, tosta pane nuovo. Vabbè, è un po' meglio di paga, devo dire la verità. Voglio permettermi di accusare una persona. Chico effettivamente era in zona, era insieme a me, quindi non credo che sia lui. Il cadavere, aspetta. Il cadavere era nella stanza navigation, è quella, Chico? Sì, no, esattamente sì. In navigation. Navigation. Però proprio tu piace, non dovresti non saperlo, anzi dovresti saperlo bene. No, lo so, bene. Perché, cioè, sono andato intuito, io ero in elettrica, mi hanno visto tutti quanti. Chi può spalleggiare, piace? Ah, è vero, io spalleggio. Va bene, ok. Rimangono due persone che non stanno essendo palleggiate, cioè Paga e Polpo Plump. Come? Io ero in medical insieme a Cold. Cold io puoi... invece, quando è morto, vabbè, Alex era può. In elettrica. Ok, va bene. Anna si è cercata di spalleggiare con Cold, che non può dire niente. Anna, io ti butto fuori, Guarda, se non ci credi, vieni in medical e ti faccio vedere che faccio la tasca. No, si può fare così, è illegale. No, va bene invece, va bene. Allora, per il round in corso, secondo me è un'ottima idea buttare fuori Paga, però... ognuno fa quello che vuole, cioè io. E sei clown, però? È vero. No, non possiamo usare. È un skippare. Problema. Qualcuno deve buttare fuori per forza. No, skippare mi sento male a skippare. Cioè, non posso skippare. Paga, sei il clown. Non sono il clown, non sono nulla. E se ti buttiamo fuori, che cosa succede? In realtà nulla, ma purtroppo non voglio morire. È lui l'impostore. Paga, per forza. Ma perché sei il clown almeno, così non ti butta fuori. Infatti. Sono il clown, Poppy. No, Poppy, buttiamolo fuori perché ha fatto Poppy, vi prego. Tanto fuori, non è lui. Poppy. No, ha fatto Poppy veramente. No, non è lui. Se sei tu, devi fare Poppy mentre muori. Non è lui, non stava facendo Poppy, non era lui. È un pisello. Ma poi fa Poppy a qualcun altro. Ma no, lui. Ma non è lui, guardalo come flutto. Non ma era niente. Non ha popato. Comunque non dovremmo essere contenti, stiamo perdendo. Però è Paga, quindi è un po' contenti. Sì, un po' contenti. Vuoi vedere che faccio la task? Sì, voglio andare a vedere che fai la task. Andiamo a vedere che fai sta task. Controllo io, fidatevi. Vieni. Fidatevi di me, vediamo un po'. Assisto anch'io. No, tu te ne vai subito. Guarda, me ne vado. Va bene. Però potresti essere il clown comunque, questo rimane la possibilità. Invece, Pianina, tu cosa stavi andando a fare? Anche tu la task in medical? No, io ero curioso di vedere se Anna fosse innocente o meno. E invece sei stato lì stranamente sospetto. Vabbè, in realtà più o meno sospetto, volevo vedere anch'io tutto qua. Che succede? È un guardone. Un guardone. Ficcanasone. Sì, molto molto strana questa cosa. Molto strano. So chi è, basta, so chi è. I miei sospetti ormai sono accumulati, basta. No! Ma ti piace? Cos'è? Ho visto tutto. Cosa hai visto? Hai l'opportunità di confessare. Io? Chiunque tu sia. Io? Sì. Io? Esattamente tu.
cosa vuoi da me? A parte che hai detto chiunque tu sia, e non ho capito se volevi fare tu volevi fare che io confessassi. Allora, mo ragazzi, vi dico la verità sana, cruda e nuda. Cicco Tobi è l'impostore. Perché? Mi puzzava fin dall'inizio. Anche a me, l'ho visto in stanze strane. Perché ogni volta dice sempre ho visto tutte cose, sì. Ho visto tutte e cose. E poi ho visto il cadavere cose. Lo riportano sempre gli altri. Com'è che hai visto tutte cose e il cadavere l'ho riportato io? Posso mettere la mia tesi nel mio banco delle tesi? No, puoi rispondere alla mia domanda. Allora, semplicemente... Sì? Stavo cliccando il tasto, uh-huh. Non è partito. Mi sembra sospetto. Hot Piadina, non ti sembra sospetta questa versione? Non è sospetto, però non lo so, anche te sei un po' sospetto quest'oggi. Lo riconosco, Piadina. Lo riconosco, Piadina, però... Cioè, ti ho messo anche Piadina un po' sospetto, quindi francamente... Capito, Piadina, cioè... Piadina, io non sto sospettando di te, che pure eri lì in America, okay, strano. Ok, va bene, ok, ho fatto. Non c'è bisogno di dire altro. Non dico altro. Era per tuffante, c'è il cadavere cosa, di cosa? Sei un bugiardo, buttialo fuori, ragazzi, Cicco Tobi. Sono al 100% sicuro. Paleggiata. Ma perché colta tutto te, Piadina? Perché fai pezzo. Che pure io per un attimo ho pensato che tu volessi buttare fuori Piadina, ma io ho votato Cicco. No, vabbè, forse non sono stato chiaro. Vediamo un po'. Ah, non era lui, mannaggia, che strano. Quindi chi sarà mai? Magari adesso? Era il club, ma non era neanche Poppy Poppy. No, non era Poppy Poppy, però Piadina dovrebbe smetterla di parlare da solo mentre parlano gli altri. Scusa. Giusto un'idea, potrebbe funzionare. Ma qui abbiamo un problema però. Sì. Perché qui abbiamo l'impostore, il Poppy Poppy e anche com'era che l'avevi chiamato? L'angelo. E l'angelo chi è? Scusate, quello lo può dire, eh? E io! Ah. C'ho anche le ali! Ah, porca miseria, pensa te. Va bene. Piadina, invece, tu che cosa io sei? Io sono il nulla, sono l'inutile, proprio l'ameba sono. Ma quindi, scusate, posso fare una domanda legittima a sto punto? Perché voglio sapere. Il clown è morto? Ero io il clown. Dai, Poppy, questo Poppy. Imbecille è morto. Poppy Poppy delle balle. Perché ti sei fatto ammazzare dall'impostore? Non è colpa mia se mi hanno seccato. Cioè, dovevi fare Poppy Poppy. Dai, infatti, quando sei morto devi fare Poppy Poppy. Cioè, non servi a niente. Non hai neanche buttato fuori qualcuno con la tua morte. Com'è possibile? Però Poppy Poppy triste. Fai Poppy Poppy. Triste. Poppy Poppy triste. Tri più piangi. Poppy Poppy. Bravo. Maledetto. No, ma il clown è tristissimo, quello Alex. Sì, è un clown che piange. Ma... Piadina, tu dove sei? Sei... No, io non ti rivelo la mia posizione perché poi mi fai zic e zac. Io lo so l'andazzo qua com'è oggi, No, oh, perché? Scusi, io non ti ho fatto niente. Cioè, non so che cosa vuoi tu da me. Ma Cicco ti ha accusato. Ma ti fidi più di Cicco che di me, Piadina? Seriamente? No, non è quello che ho detto, ok? L'hai detto te questo. Cioè, a me sembra che tu mi stai dicendo proprio che ti fidi più di Cicco che di me. Cioè... Io comunque ho finito le tasche, quindi magari posso fare l'angelo custode di qualcuno. Sì, a me, custodimi, custodicimi. No, beh, non mi sembra giusta questa cosa. Cioè, dovrebbe farlo di me, allora. Ok. Piuttosto, cioè non di te, Piadina. Sei te, secondo me, fa l'angelo custode di te. Ehi, palleggiamo! No, fai l'angelo custode di Cold, Anna. Ok. Così ci assicuriamo che non sia lui, capito? Piadina, invece, io e te facciamo gli angeli. Io sto prendendo un caffè, ok? Sto prendendo un caffè. Guarda, dove sei? Ehi! Ehi! Anna, eri già con Cold? Sì. Mi dispiace. Allora sarà Piadina che si è ucciso da solo, sicuramente. Si è strozzato con qualcosa. Si deve essere strozzato. Si deve ha essere mangiato sicuramente qualcosa strozzato. E si è strozzato. Potrebbe essersi strozzato. Stai ferma. No, che pizza. Perché cosa vuoi? Cosa vuoi? Allora, Cold è appena arrivato, quindi sicuramente darà più retta a me che a te, perché è una persona molto molto no, appunto, sensata. Perché è appena arrivato, no. Ancora non è stato plasmato, capito? No, allora non ti permetto di dire che io corrompo nessuno. Cold, 10 euro se voti Anna. Che cosa ne dici? 10 euro, perfetto. Dai, Cold! Vedo che insomma è una persona con cui si può discutere e ragionare. È importante questa cosa. Questa cosa è legale, però. Vabbè, oh, piace, 10 euro. Euro se mandi un beh, bacio a Jerick. Manda un bacio a Jerick 10 euro. No, che schifo. Bravo, sei incorruttibile. Veramente. Beh, una 15 roccia. Euro però sì. 15 euro, 15 sì. Euro però. Cioè, hai pure provato già a ammazzarmi, disgraziato. Sì, certo che ci avevo provato. Piace, manda sto bacio a Jerick gratis, per favore. Smettiamo. Oh, che c'è 10 minuti. 10 minuti per mandare un bacio, mamma mia. Mi si è accapponata un po' la pelle. Io vorrei uscire pagliaccio. Poppy Poppy. Okay. Ma non lo doveva dire sto bambino. Non è che non è vero.
Oh, non è che si sta parlando al sedere? No, sì. no, si è scordato che non lo doveva dire, te lo dico io. Non è che c'è un altro che il pagliaccio. Io lo butto fuori lo stesso. Per provare, capito anche. Mandiamolo al circo. Dai, mandiamolo al circo siderale. Oh, l'impostore si dia da fare, spacchi il sedere a qualcuno, così insomma possiamo riportare il cadavere e divertirci. Non sia Alex, perché poverino mi piange, se no. Beh, io non sono niente, quindi non rompetemi, per favore, grazie. Perché vorresti? Perché vorrei giocare un pochettino. Giusto. È mi ragionevole. Sembra che qua la gente sta mettendo un po' troppo le mani avanti, o sbaglio? Sì, c'è uno strano comportamento di persone. È successo sospette. Di nuovo, c'è Paga che sbatte contro i muri. Aia, Paga. La mosca proprio. La Paga, sto cercando la via per il vuoto siderale, ma non la trovo. Perché sei una mosca. Paga, non devi fare così. Paga, controllati, cioè. Cadavere! Ma non è. Ah, per giustamente, poverino. Cioè, lui non può fare. Capito? Conto, smuta, smutati e fai. È sempre bello, vedi che brivido le persone nuove. Che bello. Allora, buttiamo fuori Cico, così vediamo l'effetto, no? Cioè, ma poi dopo non sai la sua furia su chi si riversa. Se io muoio io, perché butto fuori lui? Sarebbe il karma che torna indietro. Vabbè, io ci ho provato, raga. Cioè, concedimi questa prova. Non mi dire che però non devi eri... fare popi popi, eh? Sì, mi sa che... Non eri te. Non era lui, secondo me. Ho perso la trombetta, mi sa. Dai, che figlio della schifosa che sei io. Dai, che invece. Ma che stupido. Scemo. Scusate, ma quindi chi è il pagliaccio? Non si dice. No, si dice, sennò poi lo ammazza l'impostore per sbaglio. Si dice, chi è l'impagliaccio? Nessuno, mi sa. Non mi dite che era Cold. Magari era Cold. Non mi dite. Venga, Cico, sei un sommario. Cico, sei veramente un idiota, veramente. Ma io, guarda, mi sono rotto veramente le balle di averti intorno. Sei un idiota, un rovinapiani, un cretino. Scusati, cioè, ma com'è possibile? Scusatemi, cretino. Dai, bene. Chi era il pagliaccio? Lo dica. Oh! Ma c'è il pagliaccio, è sparito. Era Cold per 100%. Cioè, Cold, se eri il pagliaccio, dillo. Potrebbe essere per caso. Ma perché non l'hai detto prima? Ma che cavolo di succhi a palle di mela? Dai, non è possibile. Cioè, di nuovo, chi l'ha ammazzato? L'impostore. Chi è l'impostore? Subito. Subito. Io. Fuori. Ma sei scemo? Fuori. A me devi buttare fuori. Devi buttare fuori a Cico, che ha fatto finta di essere il pagliaccio. È vero. Perché io potevo ammazzare Cico. Cico, sei un imbecille. Cico, però questo round si salta, esci. Cico, sei un cretino. Ma sei un cretino, ma di dimensioni colossali. Tu sei un colosseo di idiozia. Tu sei un tempio ateniese di cretinaggine. Tu sei un pianeta di imbecilli. Buttiamolo fuori di nuovo. Di nuovo? No, io non mi fido più. Questa volta truffa di nuovo. Sei te stavolta. E dovrei scoprirlo. No, dice, no. Perché adesso ci mettiamo a fare tutti i popi popi? No, so veramente io adesso, basta. Sono buttiamolo fuori. Evviva Santa Maria, che lurido infame che mi fa schifo. Ma ha fatto pure buttare il mio turno da impostore, che stavo andando perché anche bene. Perché è un microcefalo. Ma ci ho provato, amici. Ma ancora parli. Ma non è possibile, vai in boh. Ma vai a cagare, riversati sul cesso. Sacco di letame. Fuori. Buttiamolo via dalle palle immediatamente. Adesso poppa mentre muori. Forza. Il caso mi aiuterà. Il caso. Aspetta, quando muoio. Poppa. Non sono ancora morto. Poppi. Vabbè. Di più, poppa. Pop, sei un motorino adesso. Poppa. Pip pip bong bong ping ping. Ma dove sei? Oh, adesso. Ecco, ok, era lui. Chi butta fuori? Chi butta fuori? Vediamo, Oh, è morto piadino. Dai, ci sta come uccisione. Ci sta bene. Sì, non sì, è vero, sì. Non ci sta bene. Mi piace. Ma quindi, cioè, se uno dice tipo Bobby Bobby e fa finta di essere l'impostore, il gioco lo ascolta
cioè il clown non li posso. E poi esce clown. Faccio anch'io così, se questo è il modo. Inizia a farlo. E inizia a fare popi popi. Popi popi popi. Non penso funzioni così. Popi popi popi. Ma secondo popi. Te il clown può ammazzare l'impostore? Non credo che il clown possa uccidere. Cioè, casualmente sì, penso. Casualmente? Sì, sì, sì. Il caso potrebbe aiutare l'impostore o potrebbe non aiutarlo. Vabbè, io reporto piadina perché ho un sospetto, quindi faccio prima. Allora, non è Anna, sono sicuro. Non credo che sia Alex perché ha parlato, altrimenti si sarebbe paralizzato, povera creatura. Mi rimane come sospetto o Cold o Paga o Bulb Boy. Però Cold lo escludo perché chiaramente, non potendo parlare, non può essere l'impostore. Se lui fosse l'impostore, dovrebbe dire, smutarsi e dire: sono io l'impostore. Siccome questa cosa non è successa, lo escludiamo. Paga, sei tu invece. Non sono io, te lo posso giurare con tutto il mio cuore. Non mi fido di te. Sei un mani bucate senza fiducia, cioè non. Terrapiattista. Ma hai visto anche per tutta la partita, mi stavi seguendo tu. Non è vero, io ti ho seguito. Lo sai chi è secondo me? Sì, Alex. Secondo me tutto. È Bull Boy. Bull e Boy. Anna invece è lo Shielded, l'angelo. No, questa perché... non è vera. No. Io sono lo Shielded. L'angelo. Vabbè, io ho pensato che fosse Anna l'angelo perché Anna e Piace stavano insieme in Electrical. Quindi tu pensi che Piace voleva steccare Anna, voleva però steccarla. Non c'è riuscito perché Anna aveva lo scudo. Piace, sei l'impostore. Non sono l'impostore, te lo giuro. Piace, ti sto per buttare fuori, sei l'impostore. Non so, sono entrato là, ho fatto la tasca e sono uscito, non ho fatto niente. Piace, se tu non mi dici la verità. Te lo giuro, fai un grosso errore. A sua discolpa posso dire che io non c'ho lo scudo, quindi se voleva ammazzarmi mi ammazzava. Sì, però magari non aveva l'uccisione pronta. Però no, è anche un impostore scarso, perché i morti sono morti perché abbiamo buttato fuori Cicco e Piadina è morto per quello. Quindi chiunque sia l'impostore è anche una sedia. Alex, tu sei una sedia, questo va detto. Lo so, ma non sono io, te l'ho anche detto. Paga è una sedia. Sì, sì. Secondo me o è sono tante sedie. Paga o Piace, non c'è altra possibilità. Ma per me Piace, perché sennò io vi avrei già uccisi tutti in un secondo. Sì. E Paga, raga, 100% e magari non si ricorda qual è il tasto per ammazzare. No, è che è scarso, è disarmante quanto sia scarso. E quindi quando succede così è lui, ve lo dico io, sono quasi sicuro, 99%. Quindi nel vuoto siderale, Paga. Vediamo ciao, morire. Ciao, Paga. Vediamo un po'. Non è vero. Non guardate me adesso. Allora Piace. Evidentemente Piace. C'è anche la possibilità di Alex. Perché è stato scartato Alex? Perché stava parlando. Sono. Cioè, non che mi sembrava. Che significa? Non riesce a parlare, a uccidere. Non riesco a fare due cose. Però effettivamente non hai ucciso nessuno. E quindi? E quindi potevi parlare perché non stavi impostando. No, non è vero, non è vero. Ma potrebbe essere. Ma ti giuro che non è così. Piace? No, proviamo a seguire. E se sei tu? Non ti posso ammazzare, non ho ancora il coso pronto. Secondo me. Cosa hai detto? No, è vero. Ho sbagliato. Piace? Piace? Ho sbagliato, non volevo dire quello che ho detto. Piace? No, vero. Piace, premete. Ma quello è stato. Ho ucciso Cold. Alex visto? È stato. L'hai visto? Non ho visto. Ero lontano. Avevo il problema. È vero, Alex, sei stato te. No, ha steccato Cold. Piace, quello che hai detto è sospettissimo. Fidati di me, ti prego. Perché hai detto non ho ancora il tasto pronto per uccidere? Immaginavo, ho sbagliato però. Perché poi mi sono reso conto che era sospetto. Fidati, Alex, l'ho Dammi visto intendi, Alex, giuro, visto eri vicino a Cold morto, eh. Ho capito, ma perché se mi spiace voleva uccidere me. Piace, Piace, tu dove eri rispetto al pulsante? Io ero dove c'è il coso del corridoio, sopra admin, là. In alto a destra? Sì, no, a sinistra. Alex. Te lo giuro, non sono. Ma è morto dove è morto? Io l'ho visto che l'ha ucciso, ascoltami. Anna, tu hai visto qualcosa? No, io ero in ossigeno. Alex, niente. Buttiamolo fuori. Non sono io. Sono convinto, sono convinto, son convinto. Sono convinto Alex perché Alex ha detto è morto dove è morto. Ma che vuol dire? Infatti. Dai, faccio schifo. Hai continuato a dire l'impostore, però no, non ha ammazzato. C'eri vicino invece. C'eri vicino, secondo me c'eri vicino. Ma non sai perché non ho ammazzato? Maialone. La prima volta hai premuto. La seconda volta hai riportato il cadavere quando io potevo ammazzare. Cioè, scusami. No, non hai ammazzato perché sei scarso, figlio dei Anche fiori. Anche perché sono scarso, ecco. Ma non c'ho Allora, tempo. Ragazzi, io vorrei uscire una volta io clown, se permette il gioco. Quindi fai popi popi. Popi popi, ma sono crewmate, quindi l'impostore è fuori dalle balle che al prossimo round no, sono io. Che perché sono io? Mi dispiace, fratelli. Mi dispiace, Anna, però devo uscire anch'io. Lo so, Anna, che fai brutto, però
anche sono di nuovo crewmate, per favore, l'impostore si sciacquasse dalle mani. Questa è ultima. Cioè, mi stai facendo saltare tutte le cose belle. Dai, che una mi volta potrò essere ultima, io, via, mi via. Sembra anche giusto. Adesso niente, sono di nuovo crewmate. Popi lo devi fare prima. Lo faccio adesso, uscite, impostore fuori dalle balle subito, forza. Rapido! Questo è cold, lo sapevo! Lo sapevo! Di legno, di carta igienica è fatto cold, riciclato. Adesso Popi, non l'ho fatto in tempo. Popi di nuovo, impostore fuori dalle balle, forza, rapido. Sono io, esco. Vediamo, adesso sicuro sono io. Eccolo, Popi. Anna, così me lo ciuli però. Popi. È solo lo scudone. Dai, non è possibile, mi sto rompendo le palle. Fuori, un'altra volta. Ultimo, questa è ultima. Questa è basta, questa qua sono io. Anche prima era l'ultimo. No, questa non è quella definitiva. Popi. Adesso, mamma mia, sono crewmate, mannaggia chi so io. Ecco. Niente. Un'altra volta, questa volta. Questa è quella buona. Questa è la volta suprema. Questa è quella buona. Popi. Sono sicuro. È possibile. Ti ho capito, ma te non fai popi. Ma l'ho fatto, l'impostore. Cioè, adesso devi popare di continuo. Popi. Sono crewmate. Tua sorella in carriola. Basta. Ma perché? Vado nel parchetto. Mannaggia, culli. Niente, sono di nuovo crewmate. Non ce la faccio più. Dai. Una volta che sto clown. Basta, io mai sono uscito. Adesso è la volta mia di uscire clown. Ce la faccio più. Ma basta, non puoi essere clown. Cos'era? Ma chi era? Ma che è il clown supremo? Ma io devo essere una volta, posso? No! Ancora! Ma basta, ma non voglio più essere io! Perché io non posso essere mai? State uscendo tutti tranne me! Vedete che sofferenza! Almeno si riavviano velocemente le partite, quindi... Ma questa è l'ultima, basta, pensiamo, giochiamola! Ma di nuovo, è l'ottava volta, basta! Fuori l'impostore, cosa state aspettando? Basta! Non ce la faccio più! Non ce la faccio più! Mi sto arrabbiando! Ehi, papi! Non serve! Sono di nuovo crewmate! No, papà, basta, è tutto rotto! Dai, possiamo andare avanti così 20 minuti, ma che cos'è questa cosa? Una maledizione! E ancora, crewmate! Dai, no, adesso io mi ci metto. Voglio andare avanti finché non esco pagliaccio. Costasse, 20 minuti, sto no, video per favore. Dura 40 minuti. Tutta la giornata! Chi è l'imbecille? Non è possibile. Chi è questo? Scusate. Non ne ho idea, quel pisello secco de paga. No, si è rotto tutto. E ha rotto anche la partita, sto scrotto di paga. Rotto, dai. Abbiamo esagerato. Impostore, fuori dalle balle. E come fa? Ma io ci sto. Chiudi tutto. Alex! Non togli l'impostore. Chi è l'impostore? Devo uscire tutti perché c'è sfondo nero. Vabbè, c'è lo schermo nero. Allora, io sono veramente raccapricciato da sta cosa. Cioè, io non ho manco visto la schermata clown. Ma riparto così, giusto? Voglio vedere la schermata. Almeno posso vedere la schermata. Non posso vedere la schermata. Ma sono ancora io. Ma mi è spuntato il naso rosso pure qui. Pure della vita. Impostore, fuori! Dai, è vero, sono io. Svegliami. Dai, che presa in giro, dai, che è questa, ma però. Che cazzo è? Questa, dai, l'ultima volta, ti prego. Voglio vedere la schermata clown. Dai. Sono angelo adesso, scudone. Ma questa è la maledizione. Ma è la ventesima volta che io non ne so. Senti, vai più a cagare. Non entro più. Non entro più adesso. Oh. Dai, adesso che non c'è quello là, sicuramente uscirò io. Non puoi esserlo. Hai una maledizione. È stato vietato proprio. Vedi, è la stessa maledizione per cui io e te non possiamo uscire come coppia lovers. Ma io volevo il pagliaccio una volta. Ma io volevo lover se non mi è uscito. Ah, sono io. Sì. Buttatevi fuori, vai. Sì. Vediamo chi mi porto nella tomba. Per tu fan del pagliaccio. Dai, mancano 24 secondi. L'impostore Pucci. No, facciamo prima a premere il pulsantino. Aspettiamo. Dai, 18, dai. Ah, guarda, è bello. Adesso posso andare in giro col mio righello. Vi ricordo che stasera siamo in live alle 19. Alle 19. Ora che finisce questo video, voi mettete un timer. Per le 19 venite in live sul sito Viola. Lion VGF Live, tutto attaccato. Trovate anche il link in descrizione. Si può premere? Perfetto. Sì.
timing. Fuori, eccellente. Proprio, fuori. Buttatemi fuori con goduria, prego. Guarda, è l'unica cosa bella che deriva da sto fracasso che abbiamo fatto. Sì, 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 posso capire, ma io tanto mi porterò uno di voi nella tomba. E io, so, si vuoi vedere? Vuoi Andiamo. Vedere, guarda. Occhio a chi scegli. Potrei scegliere di portare fuori Anna, effettivamente. Vorrei portarmi fuori Anna, però mi accontenterei anche di un Alex Naus. Chico, preferirei di no, ma potrei accettarlo. No, ma tanto c'è il destino che scegli. Vediamo, guarda, vediamo. Porti paga, via. Vediamo, vediamo. Beh, è una cosa rara ma bella vedere Pertufande nel vuoto siderale, eh? Mettete una F per Pertufande nel vuoto siderale, grazie. Polpo Clamp. Beh, Anna, sei contenta? Ascoltato. Contenta, Anna? Sì, sì. Ti ho scelta, così siamo insieme. Andiamocene nel vuoto siderale insieme, okay, a baciarci sotto la luna. E bene, noi facciamo. E tu baciati con Chico. Per questa volta è tutto e io direi che ci fermiamo. Lion out.